pago. Sì, sì. Tesoro mio, sono la tua mamma. Ho già capito cosa c'è nel tuo cuore. Ti sei innamorata. Ma come? Sai anche il suo nome? No, quello me lo devi dire tu. Mi sto svegliando da una vita ormai dimenticata. Non mi sono mai sentita così da quando ho sentito quell'uomo suonare. Ma Faith, no! Non sai che tuo padre ha ordinato che venga imprigionato ed ucciso? Sì, lo so. È un rivoluzionario, ma io lo amo. Devo andare a cercarlo e dirgli di fuggire, se no verrà ucciso e io ne morirei. Va bene, figlia mia. Manterrò il tuo segreto. Ma non puoi andare rischiando la tua vita. Aspetta. Travesti, prendi questo mantello, nascondi il tuo volto e mi raccomando, stai attenta, ti prego. Chiamate mio figlio, il principe Darius! Madre, hai cercato? Tua sorella si è innamorata di quel... Gabriel! Nulla di ciò che dico potrebbe impedire di partire. È andata a cercarlo travestita. Tu, figlio mio, la dovrai seguire. Madre, la proteggerò ad ogni costo. Non la perderò di vista. Faith parlò a lungo con Gabriel e gli aprì il suo cuore. Il giovane rimase affascinato dalla bella principessa che era disposta a tradire suo padre per lui. E anche il cuore di Gabriel cominciò a battere forte per lei. Cercherò mio padre. Lo convincerò a lasciare andare. Va bene, ho fiducia in te.
message clear. How can he hear through all the noise and dissonance? I've seen a sign that he can change if given just a chance. I can't stop hope. We found a way, and it is all because she trusted me. Incappucciato e chiedo di parlare con voi. Fatelo passare. Chi sei e cosa vuoi dall'imperatore? Padre, abbiamo perlustrato il villaggio per ore. Ma la principessa era introvabile. Mi sono nascosta perché devo parlarti di Gabriel. Quel musicista ribelle voglio che venga trovato ed ucciso. Ma non è un nemico e tutto questo è assurdo. Puoi vedere il suo talento come una minaccia, ma io so che eravamo destinati a stare insieme fin dal momento in cui ci incontrammo. Quell'uomo è un impostore e un fuorilegge, e per me la cosa più triste è vedere di come sei una innamorata di una persona che non conosci affatto. Ma dacci la possibilità di ricominciare di nuovo. È solo un uomo, non puoi avere pietà di lui. Madre, puoi parlargli tu. Cerca di capire come si devono sentire. Non molto tempo fa, anche tu avevi lo stesso desiderio di Faith. Ascoltare la musica che calmava la tua anima, proprio come una droga. Padre, ma perché odi così tanto la musica? Perché l'hai bandita nel nostro regno? E perché hai perseguito il mio amato? Te lo svelerò. Prima della nascita di tuo fratello Darius e della tua, io e vostra madre abbiamo avuto un altro figlio. Era l'erede del mio trono, la luce dei miei occhi.
si chiamava Xander. Era un bambino speciale. Fin da piccolissimo amò suonare il pianoforte. Le sue note meravigliose risuonavano in tutto il palazzo. La città ne era piena. Amavo quel bambino. Ma un giorno si ammalò e la morte stese il suo nero mantello su di lui. Da allora non sopporto più una sola nota. Non riesco ad ascoltare alcuna melodia, perché il mio cuore sanguina a ricordare l'amato Xander. Nessuno più potrà suonare come lui e nessuno più potrà nemmeno provarci finché io regno d'impero. Non ci hai mai parlato di questo fratello mai conosciuto, ma per dimostrarti che Gabriel è coraggioso e attende la tua chiamata, sappi che è più forte. Fatelo entrare. Coraggioso, potrei consentire un nuovo inizio. Andate via tutti, devo decidere. Alla fine spetterà a me l'ultima parola. Soldati ribelli, era pronto a difendere suo fratello Gabriel anche a costo della propria vita. Sapeva che anche se fosse morto avrebbe raggiunto nell'aldilà la sua amata Evangeline, che lo stava aspettando. Avete sentito? Si dice che Gabriel si sta preparandosi a guidarci contro l'imperatore. Anche saputo che suo fratello, il capo della polizia, si è ribellato con alcuni suoi soldati in affari e ha deciso di combattere la nostra tratta. Ma noi non siamo quelli. Il principe Darius invierà altri soldati contro i ribelli e se li aiutiamo rischieremo di morire in battaglia. Dobbiamo essere coraggiosi anche ai rischi della vita. Aris ci guiderà ed assalteremo il palazzo reale. Ecco Aris che arriva con i soldati ribelli. Popolo, questo regno di tirannia deve finire. Mio fratello Gabriel ci aiuterà a rovesciare il trono di Aphorus. E con i miei soldati attaccherò le guardie
che sono rimaste fedeli all'imperatore. Ma ho bisogno di vostro aiuto. Siete con me? Sì! Sì. Allora, armatevi come potete e seguitemi. Ma ricordate, non dobbiamo assassinare l'imperatore, ma soltanto imprigionarlo. Non voglio che il suo sangue venga versato. Ma dov'è Gabriel? Gabriel è nascosto perché è sfuggita all'imperatore che lo voleva imprigionare e giustiziare. A breve però ci raggiungerà per capeggiare questa rivolta. Ah, quel ribelle quindi sta arrivando. Ebbene, sarà lui prima a morire. Ma adesso tocca a te, Aris. Maledetto, hai tradito mio padre. Vuole vedere il tuo sangue sulla punta della mia spada. Questo lo vedremo. Soldati, all'attacco! Thank you.
forza. Non c'è più niente. È inutile continuare, perché la mia vita ormai non ha più senso. Non dovrete più contare su di me. Thank you.
bella serata di microfono. Bravissimi. Dieci giorni di lavoro, 10 mattine, 3 ore al giorno, molto intense. Abbiamo consegnato loro il copione al lunedì, al martedì lo sapevano già a memoria, ognuno aveva già studiato al pomeriggio la sua parte, è stato semplicemente il caso semplicemente di decidere le entrate, le uscite, chi dà il microfono a chi, mettiti così, mettiti cosà, ma quello che dovevano dire già lo sapevano. Tenete presente che la maggior parte dei maschietti ha 12 anni, sono in prima media, ci sono pochissimi di seconda, chi è che ha finito la seconda? Passarlo, 1, 2, 3. Maschi, i maschi di seconda, sui maschi di seconda, Andrea, Nicolò e basta, tutti gli altri sono primi, femmine di seconda, poche, tutte le altre ragazze devono andare in seconda, quindi sono veramente molto giovani, ma sono degli attori. Il primo ringraziamento numero uno a Don Giuseppe che ci presta questo teatro meraviglioso, l'impianto che sfrutteremo per l'eternità. Poi volevo ringraziare le ragazze che avete visto nominate nei titoli di coda e che voglio che salgano sul palco. La prima ragazza è la signorina Luciana Di Nunno. Vieni Luciana, che è una mamma, Matilde, Giulia, Elena, Chiara, sono state carinissime, sono allora Giulia e Matilde e anche Milena hanno recitato con noi, sono ex alunne della nostra scuola, hanno recitato con noi negli anni scorsi, è difficile rinunciare alle tavole del teatro quando non si fa in Bergani. Grazie a Dio sono ragazze molto gentili, molto disponibili, molto sveglie, dietro le quinte sono state, vi garantisco, assolutamente fondamentali, non preziose. Una menzione particolare devo fare a Chiara. Chiara, tira sulla mano. Chiara oggi pomeriggio ha saputo che esattamente come un adulto maschio, dove di solito lo fanno gli uomini grandi e grossi, doveva manovrare l'occhio di bue, che è bollente, grosso così e non semplicissimo da gestire, ma la ragazza è sveglia, copione in mano, occhio di bue verde, giallo verde, ok prof, ci penso io, grande applauso. Poi sono venute questa sera alcune mamme che ringraziamo sentitamente a rendere così belle le nostre attrici, a vestire tutto quello che vedete addosso ai maschi, ai soldati soprattutto, è tutto pinzato, praticamente sulla carne viva. Nel senso che tutto ciò che vedete, come potete notare, sono gli stampi per le torte. Essendo di cartone, abbiamo lavorato un po' di pinzatrice e per vestire... Guastafiero, vieni qua che vediamo come sei conciato, dai. Con l'elmo, se no, è sudato in una maniera. Sono conciato di merda. Ho perso la cintura. Vabbè, a parte che perdi il pezzo. I ragazzi sono fusi in tutti i sensi. Comunque sia, tutta questa vestizione ha portato via un'ora, però sono bellissimi. Sono stati bravi perché si sono costruiti quasi tutto da soli, a parte alcuni costumi strutturati che si hanno dato Amazon. Per poter mettere in scena tutta questa cosa è stato necessario sicuramente negli ultimi due giorni alle luci. Davide, vieni mio figlio, vieni Davide. Uomo luci navigato. Pensavo saltasse su per fare il figo invece. Fare il chino. Bravo! Il mio bambino! Che adesso torna in luci per proprio spegnere. Ma soprattutto, chi è che li fa... menzione particolare. Gabriel e la voce. Vieni Ludovica, vieni porta Luigi. Ma che non avete fatto a cantare? E a suonare dal vivo. Ma noi abbiamo un atleta di alto livello. Vieni Franceschi. Ma che bella
ringraziare questi ragazzi che sono stati bravissimi, neanche tanto chiacchieroni, dai, adesso è finita, posso anche dirlo. Chiaramente non ero da sola, vieni Piero. Che mi fa suonare, cantare, recitare, divertire. Ciao papà. Vuoi farmi lo sguardo? È stata dura, è stato pesante, è stato la gestione dei microfoni, è un lavoro che ho fatto a casa fino alle 2 di notte, fogli, carte, e questo pasta qui, questo è stato veramente, veramente un lavoro complesso. Diciamo che è un esperimento riuscito al 90%, e le piccole se ci stanno, però problemi di poco conto. Un applauso alla professoressa Castagnetti per aver fatto così. Notare la maglietta, non c'è niente di casuale. Spogliati. Va bene. Speriamo che vi siate divertiti, vi ringraziamo per aver sopportato la temperatura subtropicale con le zanzare appropriate all'ambiente. Speriamo vi siate divertiti, vi auguriamo buone vacanze e vi aspettiamo al prossimo spettacolo. Stavolta non vi diciamo il titolo perché non l'abbiamo ancora scritto. Prego i genitori degli attori di lasciarceli un attimo perché per spogliarli dobbiamo spinzare la carne viva. Buona serata a tutti, grazie. Allora, tutti. Allora, voi sapete che io sono una donna senza vergogna. Sta buono lì, che ha urlato bravo Samu per 24 ore, adesso silenzio. È stato bravo, ma c'erano anche gli altri. Comunque, con i 2 euro del vostro biglietto abbiamo comprato la telecamera più mega galattica della storia della cinematografia. Abbiamo preso 2 dei microfonini, gli altri siamo riusciti ad avere un finanziamento dall'Europa. Abbiamo preso gli auricolari che lui usa, un monitor sul quale ha montato i bellissimi titoli di testa e titoli di coda, ma Canale 5 ci fa un baffo. Però noi, per il prossimo spettacolo, vorremmo prendere la telecamera gemella, vi spiego perché. Le riprese che abbiamo fatto questa volta sono riprese frontali. Se ne avessimo 2, potremmo avere qualcuno che si fa da cameraman e che fa i primi piani sui monologhi, che fa i campi lunghi, voglio la Steadicam che si muore, insomma potremmo avere delle riprese di tipo diverso, in modo poi in fase di montaggio da poterci permettere un vero e proprio montaggio. Ma la telecamera bella non ce la regalano. Io non posso dire quanto costa, perché lui mi dice non devi mai dire soldi, 800 euro. Per cui abbiamo bisogno del vostro aiuto. A voi un euro in più, un euro in meno non cambia niente, a noi sì. Per cui quando uscirete c'è un signore che è lui, alzati Enzo. Questo signore qua è lì fuori con la cassettina con scritto offerta libera. Se vi avanza qualche spicciolo, la scuola vi ringrazia e la prossima volta avrete la telecamera numero 2. Una ghiaccia. Esatto. No, se ci lascia, se volete, se potete e se o ve ne pentirete. Buona serata a tutti. Grazie, ciao. Vogliono lanciare gli elmi. Attenzione perché con calma. Come vai? Dobbiamo cambiarci, ciao a tutti, grazie ancora.